Gli Stati Uniti sanzionano Pyongyang. È arrivata la risposta annunciata da Washington all'indomani del cyberattacco contro la Sony Pictures. L'azione di oggi è solo il primo aspetto della nostra risposta, ha ammonito Barack Obama, che ha dato l'ok alle prime misure contro la Corea del Nord. Tre società nordcoreane, tra cui la più importante agenzia di intelligence del paese e 10 individui, si vedranno bloccare l'accesso al sistema finanziario americano. Ai cittadini statunitensi sarà vietato fare affari con loro. Per gli Stati Uniti il cyberattacco aveva come obiettivo quello di fermare l'uscita di The Interview, il film satira che racconta il tentativo di uccidere il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un. Gli hacker, chiamati guardiani della pace, avevano minacciato attacchi contro le sale cinematografiche che lo avessero proiettato. Di tutta risposta la Sony Pictures ne ha bloccato subito l'uscita, ma lo ha reso poi disponibile in 300 sale e online a Natale. Take him out. Take him out. Il successo è già da record. The leader of North Korea? Yes. What?